Conoscente di Paolo Cannavaro, parliamo della situazione del difensore del Napoli. È stato accostato in tutti questi mesi a vari club, ma attualmente quale può essere la soluzione più concreta? Sì, effettivamente Paolo in questi ultimi 6 mesi è stato accostato ogni giorno a un club diverso, insomma si sta valutando ora in questi ultimi giorni logicamente qual è la migliore cosa da fare. Certamente, ecco, insieme a Napoli si cercherà di evitare che si vada avanti in questo modo, perché sono passati 4-5 mesi molto difficili per Paolo e quindi l'auspicio, come dicevo prima, è quello di invertire le cose in un modo o nell'altro. Giocatore, che spiegazione si è dato di questi mesi così difficili e di questo accantonamento che c'è stato da parte di Benitez? Ma i giocatori non è che si danno delle spiegazioni, è logico che lui oggi... Quantomeno che spiegazioni ha avuto, ecco. Lui oggi si sente un peso per il Napoli e questo per lui è la cosa peggiore, quindi se le cose non dovessero cambiare bisogna vedere di prendere altre idee. Purtroppo, ecco, nessuno si aspettava questa situazione, lasciare un domani anche Napoli in questa situazione certo da fastidio ed è contrario a quello che si è fatto sposando un progetto 7 anni fa che si è partiti dalla Serie B per arrivare alle soglie della Champions, però ecco, sono decisioni a volte tecniche che devi rispettare sperando di poterle cambiare in corsa se ci si riesce bene, se no come ora che non si è riusciti purtroppo bisogna guardarsi attorno. Ecco, tra le altre società che sono state accostate a Cannavaro ci sono anche l'Inter e la Fiorentina, si è trattato di qualcosa di concreto o no? No, ma ci sono stati dei contatti, con l'Inter una cosa risaputa, insomma, che è andata, che è partita già ad agosto scorso. E come dicevo prima, la stima tra il mister e Paolo è risaputa, però ecco, in questi ultimi giorni non credo ci possa venire fuori qualcosa di concreto con l'Inter. Fiorentina? Fatica non lo so, insomma, ecco, sento di questa ricerca di un difensore, insomma, dicevo, queste 48 ore sono quelle vere in cui si comincerà a fare mercato seriamente. Complessivamente che stagione è per il Napoli? Cavani qualche giorno fa ha detto era più forte il mio Napoli. Ma guarda, io devo dire la verità, il Napoli per quanto possa stare, insomma, diciamo, ancora in corsa per tutti gli obiettivi, è normale che in questo momento si trova un attimino in difficoltà, però teniamo presente che il campionato è ancora lungo, sai, se si riesce a mantenere la Champions, magari a fare un bel percorso in Coppa Europa, andare avanti in Coppa Italia, insomma, alla fine potrà essere una stagione positiva. In questo momento non è così, ma è normale, perché si è detto che il Napoli poteva lottare con lo scudetto, ma in realtà tra il Napoli e la Juve a mio avviso c'è ancora un grossissimo gap, e poi la Roma sta facendo un campionato veramente strepitoso, insomma, a volte devi anche tenere presente che quando gli altri hanno questo passo devi accettare che in questo momento storico sono più forti gli altri. Qualche amnesia di troppo proprio in difesa da parte del Napoli? Ma non si tratta della difesa, poi non vorrei entrare in merito perché potrebbe sembrare interessata la cosa. Certo è che è un calcio diverso quello a cui stiamo assistendo noi a Napoli in questa fase, con delle cose positive e delle cose negative. Le cose positive è che vedi tanto spettacolo, purtroppo quando vedi tanto spettacolo molte volte sei costretto anche a prendere dei gol perché una squadra è sbilanciata. Ora si tratta di accettare o meno questa filosofia di gioco, ognuno ha le sue idee. Io ho sempre visto che purtroppo i grandi risultati in Italia, e sottolineo in Italia, vengono dalle grosse difese. Capello, Ancelotti, Lippi, insomma, per tenerci su maestri della nostra filosofia, hanno ottenuto risultati facendo, diciamo, non un gioco strepitoso, ma ottenendo risultati importanti in tutto il mondo.